quello che ci ha colpito è stato Fucchino quando ha detto che la sanità pubblica ha bisogno della sanità privata. Sicuramente è vero, ma non è in fondo una missione di debolezza, una sconfitta? Assolutamente no. E come ha detto anche un presidente, che certamente non è della mia parte politica, che è il presidente Bonaccini, la sanità privata è una costola della sanità pubblica. Oggi noi assistiamo a un incremento incredibile di prestazioni. Noi nel 2018 avevamo 1 milione di prestazioni ambulatoriali, nel 2023 1,5 milioni, quindi un aumento significativo. Al netto del Covid, perché il Covid è vero che ha rallentato, adesso c'è stata un'esplosione, ma c'è proprio una maggiore richiesta. Allora, siccome il servizio sanitario pubblico ha difficoltà, per tutte le ragioni che conosciamo, a trovare medici, a trovare infermieri e quindi a poter dare quelle risposte che oggi gli utenti, i cittadini chiedono, allora, l'aiuto della sanità privata certamente permette di abbassare le liste d'attesa, permette di drenare anche gli accessi al pronto soccorso, ma soprattutto è anche, vista sotto questo profilo, una garanzia del mantenimento e continuità di un servizio sanitario pubblico universalistico che è un bene da tutelare nel nostro paese. Ma scusami Andrea, una cosa, in questo contesto di mancanza di medici e di personale sanitario, se il privato arrivasse a pagare di più questi professionisti, questo non comporterebbe un ulteriore impoverimento del sistema pubblico in costante supporto al privato? C'è anche un po' questo il timore, no? Ma vede, il privato convenzionato è la costola del pubblico, nel senso che noi controlliamo sia il fatturato con il budget, sia il valore delle prestazioni con il nomenclatore tariffario, che è un atto nazionale. Il fatto che paghino di più i professionisti non è una novità, perché succede da tempo, succede all'estero, perché noi abbiamo medici e infermieri che vanno in Svizzera, vanno in Germania, in Inghilterra, dove hanno degli stipendi e delle prospettive di carriera anche migliori. E questo significa, sotto il profilo, diciamo, di chi vuole guardare al futuro per il nostro sistema, che la necessità di una riforma è ormai condivisa da tutti ed è anche urgente. L'ultima riforma del nostro sistema è del 1978, credo che i tempi siano maturi per rivedere il sistema e mantenere proprio quella caratteristica che si vede tra i migliori al mondo di servizio gratuito per tutti e universale. Ecco, parlava di un aumento del ricorso alla sanità privata. Non si può dire che in molti casi, il paziente è obbligato a rivolgersi alla sanità privata. Non è anche questo forse un alibi, diciamo? No, ma distinguiamo tra privato convenzionato, che lavora con noi, che paghiamo noi e che è quello che ci sostiene. Poi c'è il privato puro, che per chi ha assicurazione e disponibilità è un'ulteriore alternativa. Ma io mi riferivo al privato convenzionato. Il privato puro è certo che esiste, può esistere, ha diritto di esistere perché la Costituzione lo prevede, ma anche questo in un certo senso ci aiuta a mantenere il sistema pubblico. Oggi il sistema pubblico non è in grado di far fronte alle attuali, con il personale che abbiamo e con la richiesta che c'è, non riesce da solo.